Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il ritrovamento del quarto e ultimo pezzo del fagiolo stella qui nell'arena delle lumache. Possiamo tornare finalmente indietro al borgo, però andiamo un secondo, anzi andiamoci dopo. Volevo andare un attimo a Toadopoli, ma a questo punto ci vado tra poco. Allora, questo perché dobbiamo tornare prima qui al castello. Ecco fatto. Regina Fagiolona, eccoci, ci dia tutti i soldi. Il fagiolo stella è resuscitato. Hai ottenuto il fagiolo stella. Oh, allora il fagiolo stella è tornato allo suo stato originario. È arrivato un messaggio da Ghigno Bowser. Da un Game Boy arancione questo giro. Bene, li avete recuperati. Attendo che i baffetti rosso e verde mi porti il fagiolo stella. Il luogo della consegna è il Tempio delle Battute, alla fine del mare. Non si può camminare sul fondo del mare fino al Tempio delle Battute. Tornate qui una volta che avrete capito come procedere in superficie. Durante il viaggio fate attenzione a non perdere il fagiolo stella. Oh, ma l'obiettivo del malfattore è di risvegliare il fagiolo stella usando la voce di Peach. Quindi anche se gli portiamo il fagiolo stella, probabilmente non ci restituirà la principessa. E certamente che vi dico! No. Tranquillizzati, non possiamo fare altro che dargli questo. Oh, un finto fagiolo stella, geniale. Ecco il finto fagiolo stella, che non si nota che è finto, no. E poi portate anche i vestiti di ricambio alla principessa. Sicuramente Ghigno Bowser l'avrà sballontata qua e là e i suoi vestiti saranno brandelli. Oh, ma cosa intendi? Non ne posso più. Un vecchio servitore come me deve certo preparare un nuovo vestito. Hai ottenuto il vestito di Peach. Quel vestito poi. C'è un solo modo per recarsi al Tempio delle Battute: cavalcare le onde dell'oceano. Forse sulla spiaggia si può trovare un modo per andare là. Sembra che un tempo ci fosse un luogo adatto per il surf in una di queste le spiagge. Va bene, allora voi due eseguirete il nostro piano. Oh, stavo per dimenticare. Visto che avete trovato il fagiolo stella, vincete le 999999999999999 monete. Che poi, qua c'è un discorso da fare. 999999 monete fungo oggi valgono 99 monete fagiolo. Ecco, scusami un secondo. Se 99 monete fagiolo valgono 999999 monete fungo, mi stai dicendo che sono iper trilio miliard superdario, insomma, cioè con 4200 monete. Perché ricordiamo che le monete che abbiamo qua non sono del regno dei funghi, ma del regno dei fagioli, eh. Anche perché sennò sarebbe scam. Allora, possiamo avanzare nella trama. Il punto è, voglio un attimo andare a Toadopoli per vedere se hanno ristoccato gli oggetti. Allora, qua c'è quello dei vestiti. Ho la spino tessera AA e la fungo tessera A. Spina della morte A e indispensabile per gli amanti dei funghi. Aumenta il nostro potere d'attacco oltre ad aumentare lo stesso potere d'attacco dei funghi. Valeva 300, ne paghiamo 150. Una Mario e una Luigi. Tra l'altro qui ci torniamo, non vi preoccupate, non la diamo a nessuno questa. Vediamo i vestiti. Jeans Peach, indossale prima di muoverti subito dopo di Mario. 174 di difesa, non male. E fungo pantatubo, ottieni un fungo dopo ogni battaglia. Si potrebbe fare, ma dipende se mi cambia il premio. Allora facciamo una cosa, diamone uno a Mario e diamone una a Luigi, perché non si sa mai. Se sono buoni almeno non devo fare due volte il viaggio. Allora proviamolo contro dei nemici che so che non mi danno dei funghi. Tanto l'autocura è buona, sì, ma da due di vita a veramente a persona. Ok, loro in teoria dovrebbero darmi solo i fagioli. 110, dio mio. Due funghi e i ridi fagiolo. Allora, calmi un secondo. Sì, mi dà solo funghi normali e non mi dovrebbe
downare il resto del drop rate. Vediamo lui invece, hai pantaloni stella, attacco numero 1, togli gravità con l'autografo del principe, veloci, questi non sono male, questi non sono veramente male. I pantaloni fagiolona, pantaloni che vanno bene anche alla regina, giustamente. Allora, quel togli gravità in realtà non è male, non è male. E li preferirei addirittura i pantaloni che ho adesso, quindi una Mario e una Luigi. Abbiamo appena speso dei soldi per niente? Assolutamente. Vediamo le tessere, invece abbiamo la salva tessera, afferra strumento, tessera ripescata dalla laguna. Non so l'afferra strumento cosa faccia. Difesa energetica, e invece questa, giacenza di magazzino. I pantaloni che tolgono la gravità in realtà non sono per niente male. Vi faccio vedere il perché. Vedete, ora abbiamo quelle piume che ci stanno attorno. Se ora noi facciamo così, e giusto per saltiamo un turno, non ho modo di saltare un turno, facciamo, ecco, prendiamo un pepe verde. Gnam. Nah, dai, l'unico attacco che non dovevi fare, dovevi passarmi da sotto. Ecco fatto, come vedete siamo lentissimi nei salti, però effettivamente questa cosa ci aumenta un po' i tempismi. Allora, non sono male, perché non sono male. Però, come ho detto, mi rovinano un po' i tempismi. Potrei fare una cosa un filo più sneaky. Invece che comprare 4 paio di pantaloni inutili, compriamo i pantafagiolona, che ci aumentano solo la difesa, ma per il momento direi che vanno bene, no? Ecco fatto. Spendiamo un po' di meno e stiamo tranquilli. Bene, ora che siamo pronti, andiamo al castello, area est. Da qui noi dobbiamo, giusto per farvelo vedere, andare da questa parte. Ma guarda un po', c'è una roccia troppo dura. Torniamo dai nostri super amici Fabbri allora. Ehi amici Fabbri, siamo tornati, ciao. Oh, mi chiedevo chi fosse entrato, e di nuovo sono i fratelli Mario e Luigi. Proprio il momento giusto, proprio ora abbiamo imparato una nuova tecnica per costruire martelli. Volete che aggiustiamo di nuovo i vostri martelli? Certo. Allora mettiamo alla prova la nostra nuova tecnica e aggiustiamo subito i martelli. Andiamo, va bene. Martella, martello. Madonna mia. Oh, che un lavoro eccellente. Ora sono martelli fantastici, ancora più potenti di prima. Ecco gli ultramartelli. Con un martello del genere si può distruggere qualsiasi pietra. Abbiamo esaurito le nostre energie. Speriamo che i martelli vi aiutino nelle vostre imprese. Speriamo di sì allora. E iniziamo proprio da questa roccia. E guarda caso, anche da questa parte c'è un Twomp. Sono Twomp e mi piacciono i bei giochi. Mettete alla prova la vostra fortuna con poche monete, solo 500. Ma siete pronti per mostrarvi il vostro colpo da maestri? Proviamoci. Una, due o tre? Quella a sinistra. Mamma mia! Che sfiga! Quella a destra! Yes! Dai! 1000 monete, ci posso stare. Ci posso stare, dai. Oh yeah! Ora in battaglia potete usare un nuovo attacco, fratelli. Attacco che, allora, mi ricordo vagamente. Con questi nuovi super iper e martelli, direi di fare un piccolo giro prima di andare dove dobbiamo andare. Torniamo nel tubo. Allora, dobbiamo di nuovo tornare al piano astrale e farci la discesa. Vediamo anche il nuovo attacco, i fratelli ciclone. Madonna mia, un nome più elaborato no, eh? Non male, allora, non è brutto come colpo, anzi è anche abbastanza forte. Non mi ricordo la sua evoluzione. Allora, ci rifacciamo il giro inverso della montagna. Guarda un po', ci sono delle rocce grosse qui. Oh, ma guarda, siamo esattamente dove era Luigi l'altra volta. Ci è servita qualcosa? Per il momento no. Oh, però aspetta, per il momento sì, ecco fatto. Se non ricordo male, vediamo, dovrebbe trovarsi da queste... Esatto, dovrebbe trovare lui.
che era nascosto dietro questa roccia. Congratulazioni, sì. Wow! Che premio magnifico! E Luigi è salito di livello. 5. Yes! Bello quel 5. Torniamo un attimo nel tubo. Andiamo dove sei? Alla Laguna Sorniona. Perché qui, guarda caso, c'è un'altra roccia che si può rompere. Era necessario? No, però, già che eravamo qui. E in realtà potremmo anche partire da qua, però il gioco vorrebbe che io partissi dalla spiaggia. Torniamo alla spiaggia ed eccoci nuovamente in spiaggia. Ecco fatto. Come? Volete attraversare il mare? Ma è semplicemente impossibile, perlomeno senza una tavola da surf. Ecco, forse riuscireste a trovare qualcosa da infilare nel buco. Magari ottenereste un sostituto della tavola, forse. Mi dispiace, Luigi. Poraccio. Allora, prima di proseguire, andiamo da questa parte. No, dalla parte opposta, scusami. Dobbiamo scendere un attimo da questa parte. Perché di qua era una di quelle parti che erano inaccessibili per ora. Madonna mia. E infatti qui si nasconde. Facciamo le cose con calma. Si nasconde prima una X. Non sono niente di che come premi, per carità. Però andiamo di qua e andiamo qua sotto e prendiamo anche il secondo fagiolo. Era importante prenderli? No, però, vogliamo essere completisti? Ovviamente. E anche Mario è salito di livello. Yes, 5! 120 di attacco, madonna. E ora andiamo alla conquista delle acque del territorio. Prima però, andiamo un attimo a vedere se c'è qualche zona in cui possiamo fermarci che non abbiamo visitato. Tipo, qua c'era la nave. Vediamo un attimo la mappa, 2 secondi. Allora, noi dobbiamo andare verso l'alto. Se scendiamo qua, da questa parte, siamo alla laguna. Se andiamo lì a destra, siamo invece all'isola, quella dove abbiamo preso il potere delle mani. Ecco, fatto. Intanto prendiamo anche un po' di soldi, già che ci siamo, che schifo non ci fanno. Povero Luigi, intanto, comunque. Allora, qui però come... C'era... Ah sì, c'era anche qui il modo di usare il surf. Dov'era il sasso però? Eccolo qua. Anche qui possiamo ritornare a fare surf. Basta rompere la roccia. C'è motivo di tornare qui? In teoria no, però... Mentre qua siamo arrivati alla Laguna Sorniona. No, non è vero? Siamo dall'altra parte. Questa è una zona un po' extra, diciamo. Un tipo mi assomiglia, sta facendo il giochino dell'isola qui sopra. Io però preferisco aspettare qui. Questa è la zona di arrivo, insomma. Qui c'è il tizio che fa la sfida. Questo qua verde. Vogliamo provarla a fare? Ma sì, siamo già qui, voglio dire. Sto facendo un giochetto. Volete provare anche voi? Vai. Vi spiego le regole? Vai. Se prendete il sentiero per la parte destra dell'isola, vedrete le palle allegre che fluttuano quella. Ci sono in tutto 23 palle allegre. Fate scoppiare tutti i palloni e arrivate all'isola lontana. Incontrerete un altro come me che vi darà un bel regalo. Scoppiate tutti in poco tempo, otterrete un regalo ancora più bello. Avete capito? Vai! Sarà un'altra volta. Cos'è quel glitch lì? Ah no, è la freccia, ok. Non capivo. Allora, proviamo a prenderle tutte. Che poi in poco tempo è un po' relativo. Bisogna capire quanto è poco tempo. Se è in meno di un minuto, se è in 30 secondi. Ecco qua. Effettivamente questo minigioco non mi ha mai fatto impazzire. Ecco fatto. Dai. Ok. Fermo. Ok. Meno di un minuto. Ok. Perfetto, dai che ci siamo.
55 secondi. Se non avessi saltato adesso erano 53. Bene, il vostro risultato. Il tempo impiegato 54 secondi. Bene, bene, avete capito come fare. Ora provate a farcela in 50. Ah, questo è il mio regalo. Wow. Proviamoci in 50 secondi, dai. 48 secondi, yes. Madonna, pensavo di non avercela fatta. Complimenti, complimenti. 48 secondi, yes. Alziamo il tiro. Oh, dai, 45 secondi, no. Dai. Che palle. 45 secondi, ti prego, contameli come tali. Sono 45, non dire bugie. Sono 45. Yes. Ottimo, ottimo, siete stati grandi. Ma ora... No. No. Non me ne frega, già ho fatto fatica a 40. Non ce la faccio a 45, stronzo. Dai, che ne manca uno. Perfetto. 2 secondi. Ultimo, sì. 40 secondi. Cazzo. È anche un tempo orribile, tra l'altro, quello che ho fatto, però. Incredibile, siete fenomenali. Riuscite a superare. No. 38 secondi, no. No, non perderò altra sanità mentale per questo. No, 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 non lo farò. Me ne frega niente, addio. Qualsiasi sia il premio, anche l'oggetto migliore del gioco che veramente rompe tutto. Me ne frega niente, addio. Ho perso fin troppo tempo solo per fare 40 secondi. Non ne perderò altro per farne di più. Non ci penso neanche. Questo da oggi è diventato il mio minigioco più odiato di qualsiasi gioco. Ricordatevi queste parole. Siamo arrivati? Per fortuna, speriamo. Sì, siamo finalmente arrivati. Distruggiamo un po' di rocce che mi danno fastidio e ho voglia di rompere cose dopo quel minigioco terribile. Tanto lo so che prima o poi un giorno arriverà il momento in cui riproverò quel merdoso minigioco. Lo so che prima o poi il mio cervello mi dirà dai fallo. Non oggi, mi dispiace. Ma non oggi. Ehi, voi due, questo tempio è il mio parco di divertimenti. Volete anche voi giocare qui con me? Se volete giocare con me, quantomeno presentatevi. Cosa? Io? Sono Jojora. Sono un'amica del cugino del discendenti dello spirito protettore di questo tempio. Peach, Ghigno Bowser. Non so proprio di cosa stiate parlando. Va bene, se volete entrare, prego, accomodatevi. Non so quali avventure vi hanno condotto fin qui, ma d'ora in poi non sarà così facile proseguire. Grazie. Un punto di salvataggio? Vabbè, torno al castello a salvare. La mia sanità mentale in questo momento è da tutt'altra parte. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, credetemi che ci ho perso fin troppo tempo con quel minigioco. Non ne perderò altro per fare 38 secondi. Non ce la faccio. Già 40 secondi è stato terribile. E credevo che me stesso da bambino fosse in pace con se stesso in quel momento. Ho detto, ce l'ho fatta, 40 secondi. 38 secondi. Vuol dire fare tutto frame perfect. Io non ce la faccio. Ciao a tutti.